Raffaella Frascarelli, dietro di te c'è la mostra personale di Emiliano Maggi che inaugurerà tra poche ore, ma parliamo dentro Nomas Foundation di una iniziativa che esiste da tanti anni, ma che però secondo noi è stata approfondita ancora poco dai media, per cui cerchiamo di rimediare, che è il Comitato delle Fondazioni Italiane. Tu sei tra i consiglieri. E quindi ti chiediamo di raccontarci un attimo com'è nata questa iniziativa, velocemente, negli anni passati, e poi come si sta strutturando in questi anni, quali sono le iniziative. La mostra che è dietro alle tue spalle è una delle iniziative, poi ci racconterai perché è una delle iniziative più significative di questo comitato, perché c'è veramente si sta strutturando veramente una sinergia, un'alleanza significativa e ben articolata tra le tante fondazioni italiane. Allora, l'iniziativa nasce da un'idea, da una proposta di Patrizia Sandretto Rebaudengo, quindi nasce a Torino, e perciò è una città virtuosa per quello che concerne il sostegno che c'è stato negli anni, e soprattutto un sostegno direi seminale all'arte contemporanea. E da questa idea ci siamo raccolti intorno alla fondazione e abbiamo costituito il comitato, che raccoglie diverse realtà Primi passi sparse. 2014, giusto? Primi passi nella fondazione è stato, diciamo, all'inizio è stato più una fase progettuale e anche di sedimentazione e di conoscenza del lavoro che avevamo fatto separatamente, quindi è stato un modo per conoscersi, anche perché ognuno di noi in qualche modo conosceva il lavoro degli altri, ma non così approfonditamente. E il secondo passo è stato il contatto con il MIBACT, l'allora MIBACT, oggi MIBAC, che attraverso diciamo, la figura di Federica Galloni, quindi il dipartimento La delle direzione. Esattamente la direzione legata all'architettura e alle periferie urbane, è iniziato da subito un dialogo osmotico molto positivo e che ci ha portato inizialmente a costituire uno steering committee che ha dialogato e costantemente c'è stato questo dialogo MIBACT attraverso lo steering committee. Da quello sono nati diversi progetti. All'inizio un progetto legato alle periferie urbane, quindi a una vera e propria costruzione di risorse all'interno delle periferie urbane a partire dall'arte contemporanea. Senti, quando parli di progetti, parli di iniziative che poi calano su tutti i membri del comitato, cioè c'è un progetto e poi tutte le fondazioni in qualche maniera lo interpretano, lo mettono in qualche maniera, se ne appropriano e fanno qualche iniziativa a riguardo, no? Così funziona? La Esattamente, ciascuno lo approfondisce secondo propria linea? la propria linea, i propri contenuti di natura, diciamo, estetica, scientifica, Quanti artistica. siete i membri? Siete partiti un Allora, tot e no, poi siete siamo aumentati partiti, oppure siete allora, cambiati? qualcosa è cambiato, diciamo, dagli inizi ad oggi ci sono state delle uscite, delle scelte, anche perché è anche giusto che. Diciamo, non è un comitato molto aperto in questo senso, diciamo, non preclude il fatto che si entri, chiaramente c'è una valutazione molto seria da parte nostra delle figure che volessero anche a volte candidarsi o essere invitate a Di far base bisogna parte. essere una fondazione, insomma, Bisogna essere una questa è la fondazione, base. la vocazione poi un po' di tutte noi è quella di essere non profit, fatta eccezione per Palazzo Grassi, ma tu mi dicevi tra, diciamo, i grandi progetti che poi sono nati dalla relazione tra il Ministero e il Comitato, alla fine c'è anche l'Italian Council, che in qualche modo è nato anche dallo stimolo che è stato dato dal Comitato, dall'input, e questo fino ad oggi a sostegno degli artisti italiani. Ed è E veramente una quindi delle cose che negli ultimi 2 o 3 anni sta realmente funzionando e cambiando un po' l'ecosistema, no? Per quanto riguarda, era un po' quello che mancava, diciamo, rispetto anche agli altri sistemi paese. E noi di questo risultato siamo veramente felici perché è concreto, arriva agli artisti, arriva alle istituzioni che lavorano e quindi è reale. E questo di oggi un po' si
Continua questo progetto. Oggi, 15 aprile, cosa succede? C'è Allora, un c'è una momento di grande, no, sinergia, convergenza. di convergenza da parte di tutte o quasi tutte le fondazioni, perché alcune nella loro programmazione avevano già nello schedule l'impossibilità di Altre date. altre date, quindi ci siamo quasi tutti, inauguriamo contemporaneamente, ciascuno nella propria sede, ciascuno con una scelta di un artista italiano emergente o Questo è il affermato. cuore del progetto, no? È Quindi il cuore del proporre artisti italiani. progetto. Siete tutte fondazioni che propongono anche molto artisti internazionali, invece questa volta un Sì, segnale, no? è un primo segnale perché accadranno tante cose nel futuro che sono appena partite, però è interessante anche che in un momento come quello della Biennale di Venezia, in cui ad esempio il pubblico internazionale vede l'arte italiana focalizzata soprattutto nel Padiglione Italia, è molto importante e necessario mostrare come invece esistano in tutto il territorio italiano una serie di realtà che lavorano seriamente da molto tempo e che sostengono gli artisti italiani in prima persona e quindi per noi era un sostegno indiretto anche al Padiglione Italia perché è una sorta di prolungamento, di espansione di quello che è la ricerca che porta avanti il discorso della Biennale di Venezia rispetto anche al Padiglione Italia, ma si vede una scena molto più. Una sorta di espansione proprio del Sì, padiglione, no? Un affiancamento. C'è stato in questo senso anche un'interlocuzione oltre che con il Ministero, anche proprio con la Biennale? no, nel senso che la Biennale, le fondazioni, ciascuno singolarmente, ci sono diversi che hanno dato dei contributi, ciascuno contribuisce in modo diciamo singolo, ma giacché le fondazioni e il comitato portano avanti un lavoro che richiede un grande impegno anche di natura economica, piuttosto che un sostegno come comitato, che sarebbe stato un discorso anche politico diverso, ciascuno può farlo liberamente, quindi partecipare con un sostegno, ma il comitato ha voluto questa volta invece fare questo gesto culturale molto forte e quindi mostrare come l'arte italiana e gli artisti italiani siano dislocati e si concentrino non soltanto durante la Biennale di Venezia, ma siano e lavorino un po' in tutto il territorio. Senti, chiudiamo con le prossime iniziative del Comitato, dicene una o due, quelle che sono un po' in previsione nella seconda metà del 19 o già che avete pianificato per il 20. C'è in corso da parte del Comitato una mappatura, uno studio di quella che è il territorio, il panorama italiano delle istituzioni che lavorano nell'arte contemporanea che sono radicate in Italia. E questa mappatura la sta portando avanti con grande passione e grande diligenza civica. E c'è stato anche un sostegno da parte di Intesa San Paolo e quindi da questo insomma uscirà poi un vero e proprio documento che potrà raccontare non solo le fondazioni del comitato, ma molte altre realtà Tutta la che pulviscolare attività esattamente culturale che esiste nel no perché è profit. interessante mostrare come il network non è assolutamente il comitato è diciamo un motore che però fa parte di un network molto più parcellizzato, molto più diciamo fatto di Di micro branches, realtà, di no? micro realtà che fanno tutto un lavoro anche abbastanza straordinario. Bene, buon lavoro e grazie. Grazie.